Amici, per la partita del secolo un grande giocatore e ho il piacere di presentare uno che fu un mio collega nel Milan, Juan Alberto Schiaffino, nato a Montevideo, ha vinto 3 campionati col Peñarol, poi acquistato dal Milan, ha vinto altri 3 campionati col Milan, poi passò alla Roma dove chiuse la carriera e poi per tornare in Uruguay. Giocatore veramente straordinario, ha vinto il Mondiale 1950, dando la più grande delusione, il più grande dolore per tutti i brasiliani dentro del Maracanã con 214.000 spettatori. Pensate, ha vinto con l'Uruguay questo Mondiale che era praticamente già quasi vinto dal Brasile e Schiaffino fu uno dei grandi protagonisti. Giocatore veramente straordinario, non dava mai un calcione nel pallone, cosa che si vede pochissimo naturalmente nelle sue partite, giocava un calcio veramente straordinario, vellutato. Imparai molto da lui perché ho avuto il piacere di giocare insieme e Schiaffino era veramente straordinario. E Schiaffino era anche un signore fuori del campo. Pensate che ancora ho avuto modo di incontrarlo ultimamente e lui è tale quale, la stessa figura di tantissimi anni fa. Giocò nella nazionale italiana nel 1957 per l'eliminatoria del Mondiale 58 e penso che lì ha avuto la sua delusione dopo aver dato la soddisfazione all'Uruguay nel 1950, perdendo con l'Italia l'eliminatoria per andare al Mondiale. E questa eliminatoria praticamente lo deluse moltissimo. Quell'attacco era formato da quasi tutti stranieri, col solo Pivatelli italiano. Pensate, questo era Juan Alberto Schiaffino, di quale io ho avuto l'onore di giocare. Questa città, sulle rive del Rio della Plata, è Montevideo, Uruguay. E quest'uomo che pesca si chiama Pepe Schiaffino. Il suo passato di calciatore gli permette di godersi un po' di tranquillità. Nei suoi ricordi riaffiorano memorabili pomeriggi di gloria. Schiaffino è forse il miglior calciatore della storia dell'Uruguay. Dopo un breve periodo nel Nazionale in giovane età, suo fratello Raúl, attaccante nel Peñarol, decide di portarlo con sé. È il 1943. Pepe ha 18 anni. Primo ciò le pregunta a Raúl. A Raúl dice, a mio hermano le dice, si stava enganchato in algún equipo. No? E entonces Raúl le dijo che sì. Perché fu a posteriori di jugar al Nacional, di practicar al Nacional. Entonces Perimocho le dice, pero para el pase, ¿no? Para conseguir el pase. Ah, dice, no te preocupes, dice, que yo lo consigo. Y entonces Raúl le dice a Perimocho, ¿y mi hermano no podía en la otra divisional? Ah, sí, bueno, está bien, sí, que venga. Y ahí fui, ahí donde empezó la cuestión. Pepe è un ragazzo tranquillo, timido e ossuto, con un ciuffo biondo come segno distintivo. Suo fratello Raúl, maggiore di 2 anni, ha debuttato nel calcio prima di lui e con successo sia nel Peñarol che nella nazionale. Pepe lo ammira, lo imita e si impegna per raggiungere il suo livello. Raúl non era zurdo. In cambio io le pegava mejor che él, con le 2 piernas, però... Hay otros matices también del fútbol, que mi hermano era un jugador de fútbol muy inteligente y yo trataba por todos medios de estar a la par de él. Nel 45 entra in squadra aggiudicandosi il titolo di miglior calciatore. L'anno seguente debutta in nazionale contro l'Argentina. Il Peñarol forma una squadra che sarà alla base della nazionale nel 50. Nel 1949, claro, un anno antes del Mundial, Peñarol consiguió, en cierto modo, según mi parecer, de que necesitaba un técnico para un equipo grande, como era Peñarol. Y vino Hitch. Y usted sabe que en Peñarol, Nacional,
en esos lugares así, que hay que ganar y ganar y ganar. Este, se necesita gente que tenga también, que sea, porque parecía que él no era de pulso duro, pero él sabía hablar muy bien. Vincere, vincere, vincere. Il Peñarol vince così tante volte che nel 49 viene sconfitto solo dall'Huracán a Buenos Aires. È una squadra che nessuno potrà mai dimenticare, nemmeno Schiaffino, davanti alla quale recita come se fosse in preghiera. Wow, Hugo y Posamay, Colture o si no Juan Carlos González, Odulio y estaba el otro suplente de paraguayo, bueno, no importa, Ortuño y después venía Guilla, este, Jover, Míguez, yo y Vidal. Le partite fra Nacional e Peñarol rappresentano il punto culminante della stagione calcistica uruguayana per via della grande rivalità esistente fra le due squadre. Qualche incontro finisce con importanti discussioni fra gli arbitri e in alcuni casi addirittura con i giocatori del Nacional che abbandonano il campo. Estamos con los jugadores de Nacional que se habían retirado, ¿no? Tratábamos por todos los medios de que volvieran, ¿no? Porque nosotros queríamos jugar, ¿me entiendes? Y pero vino la orden de los dirigentes de Nacional, o del técnico, no sé. Eso nunca lo supe, ¿por qué no se presentaron? Per i mondiali del 50, il Brasile costruisce lo stadio più grande del mondo, il Maracanã. È tutto pronto perché il Brasile vinca la sua prima coppa. Una squadra fantastica, uno scenario gigantesco e un pubblico affezionato. Era un equipo perfetto, la selezione brasileña di entonces. Basta leer lo che la prensa del mondo fue escribiendo a medida che se desarrollaban los partidos. A lo que se agregaba la que por primera vez aparece un factor, lo que llamó Valdano con tanta inteligencia después, el miedo escénico. Nunca el hombre había construido un estadio para 200.000 personas, ni lo volvería a construir. Maracaná queda como testimonio de un dinosaurio de otra época, ¿verdad? Ya en el Mundial siguiente, 1954, se televisan en directo 7 partidos desde Suiza. Empieza el auge de la televisión. Ya no era necesario ser testigo presencial, un estadio para 200.000 espectadores. Nelle semifinali, l'Uruguay si scontra con la nazionale spagnola, un rivale che presenta difficoltà inaspettate. Il terreno estaba muy húmedo y había mucha gente, estaba todo lleno el estadio y pienso que no jugamos muy bien. No. Y fue un partido complicado. Perché era abbastanza duro il partito. La nazionale uruguayana non si aspettava un'opposizione del genere da un rivale senza storia di cui non sapeva quasi niente. Tutti i partiti sono difficili, e più in un gioco di fútbol che non conosce a los extranjeros, los españoles, los suecos, no, nunca lo habíamos visto jugar, come quien dice. Hoy en día la televisión arrasa con todo. Al 30° minuto l'Uruguay segna con un tiro di Guilla. Ma 3 minuti dopo Bassora pareggia con un fantastico colpo di testa. Al 39° la Spagna passa in vantaggio sempre grazie a Bassora. Solo alla fine l'Uruguay si salva con un secondo gol. Importava il risultato. Y si habéis jugado bien, mal, bueno, eso el periodismo a veces dice, uno dice una cosa, de repente otro dice otra. Brasil era el favorito, nosotros sabíamos que Brasil era el favorito. Il giorno della finale il Brasile si sente campione ancora prima di giocare, ma l'Uruguay non intende fare la parte della vittima. La mujer decía, y van a ganar, ¿no? Sí, y yo que le decía, yo le iba a decir, no, vamos a perder. Entonces yo agarré y le dije, le dije a mi señora, sí, vamos a hacer todo lo posible para ganar, porque es muy difícil el partido. Si todos los brasileños estaban gritando por todo Brasil de que 4 o 5 goles, no sé, o sea, y eso nos daba un poco de rabia, ¿no?
È tutto pronto, tranne la sconfitta del Brasile. 200.000 persone assistono a un evento storico. Al Brasile, guidato da Ademir Zizinho, bastava un pareggio per essere campione del mondo. Fin dai primi minuti, la nazionale locale prende d'assalto la porta di Maspoli, ma l'Uruguay riesce a resistere alla pressione iniziale, rispondendo addirittura con un pericoloso contrattacco. Lo scopo è impedire al Brasile di prendere l'iniziativa e tentare di raffreddare la partita. E per riuscirci, la squadra si affida alla personalità di Obdulio Avarela, all'intelligenza di Schiaffino e alla velocità di Ghigia. In certo modo fu abbastanza cauteloso, tanto Brasile come Uruguay. Un pochino più offensivo fu Brasile, nel primo tempo, che dominò un poco più il campo di gioco. A pesar de que también nosotros tuvimos una o dos chances de gol y no se hizo, pero ellos también tuvieron que Maspoli tuvo bastante, tiraban centro, esos peligros que había adentro del área penal, de pelotas cruzadas, ¿no? Y terminó 0-0. Y el segundo tiempo, ni pasar, tres minutos de juego, cuando hacen el gol, prácticamente al inicio del segundo tiempo. All'inizio del secondo tempo, l'attaccante Friassa segna il gol del vantaggio e il Maracanã non riesce a contenere la sua euforia. La nazionale brasiliana è a un passo dalla vittoria. Il Brasile si sente già campione del mondo. Quando hicieron il gol ellos, hubo también una respirazione da parte di nosotros, che dijimos: hay que recuperarse, hay que hacer dos goles para ser campeón. L'Uruguay reagisce al gol con calma sorprendente. Obdulio chiede l'assistenza di un interprete per protestare con il guardaline scozzese e chiede un fuorigioco per placare l'euforia. L'Uruguay si riprende e ritrova l'equilibrio grazie alla velocità di Ghigia, che diventa l'incubo del suo marcatore Bigode. Al 65esimo minuto di gioco, Ghigia arriva a fondo campo, passa la palla quasi di prima e Schiaffino infila l'angolo della rete. L'Uruguay comincia ad avere speranza, il Brasile paura. Io sapevo lo che iba a fare Ghigia, perché lo conosceva il segnale. Tira un centro forte e bajo. E per un secondo io llego antes che il Juvenal. E io mi immaginé esas cose che succedono. Me imaginé que iba, la pelota venía baja, y vino baja, que no alcanzó por un segundo, porque si me llega a tocar la pelota, no sé si el partido cómo terminaba. El Maracaná es una tumba. Maspoli no la ha più dimenticato. Yo digo siempre que nosotros ganamos, pero el que nos ayudó a ganar fueron los propios brasileños. ¿Por qué? Porque cuando íbamos 1-0, cuando íbamos perdiendo 1-0, era un carnaval, la gente no se veía porque eran tantos los petardos y el humo de los petardos que la gente no se veía, era todo humo y un bullicio tremendo, no sé, los oídos te temblaban los oídos. Pero hicimos el gol, el empate, y fue un silencio sepulcral. De aquel bullicio a lo otro fue un cambio tan violento que yo siempre digo que los primeros que afectó fue a los propios brasileños. Il Maracanã è senza parole, mentre Ghigia guadagna un'altra volta l'area di rigore e conferma la tragedia. Si Ghigia non stava esa tarde en su mejor momento, Uruguay no gana. E después se quejaban los brasileños de que habían cometido un grave error. Que a Ghigia no lo pusieron otro que podía anularlo. Rimangono pochi minuti per reagire al Brasile, che tenta disperatamente di attaccare, ma è disorganizzato, stanco e deluso. La squadra è sopraffatta. Lo che più lo impactò a noi, quando termina il partito, che perde Brasile e gana Uruguay, era il pubblico. La gente llorava come parecía che aveva morto tutto il mondo, che aveva morto. Una cosa incredibile, lo che occurrió. A mí me daba una pena tremenda ver a la gente que llorando a lágrima viva, viejos, ancianos,
jóvenes, todos lloraban. Sul punto di aggiudicarsi un altro calcio d'angolo, l'arbitro inglese Reader fischia la fine dell'incontro. Contro tutti i pronostici, l'Uruguay diventa campione del mondo in un'atmosfera surreale. Schiaffino, emozionato più che mai, non riesce a contenere le lacrime. Era una situazione terribile, perché il Brasil puntava a essere campione del mondo e era favorito. E si incontra con una derrota nell'ultimo partito. Per il Brasile è la sconfitta del secolo, per l'Uruguay un avvenimento storico. Dopo la vittoria del 1930, l'Uruguay, il paese piccolo, si aggiudica la Coppa per la seconda volta, eguagliando l'Italia. Una cosa incredibile per me fu il finale. Fue, llorábamos porque habíamos ganado, pero llorábamos también por aquella gente sana de Brasil que acompañó a brasileño y que creían que iban a hacer 3, 4, 5 goles. Jules Rimet, presidente della FIFA, consegna la Coppa a Obdulio Varela davanti allo sbigottimento generale. Il risultato è talmente inatteso che nessuno sa che cosa fare, ad eccezione di uno sparuto gruppo di uruguaiani ubriachi di felicità. Sì, no. Non bagnavamo e poi despacito queríamos ir rapidamente para el hotel. Queríamos ir. Y ahí vinieron los Pancho. Il giorno dopo, la nazionale uruguaiana va a Montevideo per condividere la gioia della vittoria con il paese, che li riceverà con tutti gli onori. Ovunque c'è qualcuno che vuole applaudire i suoi idoli. Si dice che i dirigenti si siano spartiti le medaglie d'oro e abbiano dato ai calciatori medaglie d'argento. Ma la storia metterà a posto le cose. Chi recolettò più dinero fu Figoli. El de la radio Sport, creo, que hizo una coleta enorme. Bueno, y ahí recibimos premio, no sé qué cantidad nos tocó a cada uno, pero yo le diría en aquel entonces que era, el dinero costaba, estaba bien, pero 9.000, creo que 8.000, bueno, 9.000 pesos cada uno. Il 16 giugno 1950 sarà ricordato come uno dei giorni più emozionanti della storia del calcio. In Uruguay, un paese dove il calcio fa parte integrante della cultura, la gente si riversa nelle strade. L'euforia dura fino al 18 luglio, festa nazionale del paese. Una settimana dopo, Pepe Schiaffino compie 25 anni, ma ha già raggiunto una grande maturità. La sua raffinatezza, la sua intelligenza e il fisico snello sono doti riconosciute e ammirate in tutto il mondo. Anche la cavalleria fa parte della leggenda, in breve è un mito, ma ha ancora davanti a sé molti anni. Nel 54 l'Uruguay va a difendere il titolo in Svizzera. Sarà il secondo mondiale di Schiaffino. Estamos en Suiza nosotros instalado en el lago de Thun en Suiza. Y yo pienso que en línea general le cose ahí si hicieron, non si hicieron mal, pero tampoco si hicieron bien. Della squadra indimenticabile che aveva vinto i mondiali del 50 con tanta autorità, restano solo 5 giocatori: Maspoli, Andrade, Varela, Miguez e lo stesso Schiaffino. I problemi della nazionale emergono già durante la fase preliminare. In certo modo habían llamado algunos jugadores que habían reforzado, se había reforzado un poco la selección, pero después hubo algunos titubeos, no sé si en el cuerpo técnico, de cuando iba a poner al golero, a este, al otro, al zaguero, ¿no? Al lateral, porque uno no puede saber si ganábamos con los jugadores los otros o con estos mismos jugadores. Pero, no, las cosas no estaban bien. Di fronte alla nazionale svizzera, solo Schiaffino si mantiene all'altezza della leggenda, mentre l'Uruguay dà una misera esibizione di sé.
L'amichevole successiva viene disputata al Santiago Bernabéu contro il Real Madrid. La nazionale uruguaiana perde anche questa partita. L'Uruguay scende in campo ai mondiali in Svizzera contro la Cecoslovacchia e anche se vince 2-0 non convince nessuno. Il secondo incontro con la Scozia finisce 7-0 e la fiducia della squadra aumenta, ma i quarti di finale si preannunciano estremamente difficili contro l'Inghilterra di Stanley Matthews. 1-1, Obdulio Varela marca un secondo gol e soffre un desgarramento. Deja Uruguay 2-1. Non abbandona la cancia, però queda ahí en un extremo. No había cambios en aquella época. Y Juan Alberto Schiaffino pasa de número 5 a la posición de él. El arquero uruguayo campeón del mundo del 50 y titular en el 54, Roque Gastón Maspoli, ha dicho más de una vez que nunca vio a alguien jugar tanto al fútbol como el Pepe Schiaffino aquella tarde contra Inglaterra jugando de 5. Empata Inglaterra, 2-2, Uruguay con 10. Dos veces Juan Alberto Schiaffino cruza al medio de la cancha. Dos goles uruguayos. Robo la pelota de mitad de cancha y Miguel se me acerca. Entonces yo voy avanzando, la defensa un poco descubierta de Inglaterra. Yo me apoyo en Miguel, sale otro jugador y Miguel me la juega a mí. Y hicimos dos o tres pases cada uno. Y entonces cuando sale el golero, se la toco por un costado y bueno. L'Uruguay approda in semifinale, dove si scontra con una grande dell'epoca, l'Ungheria di Puskas, una vera macchina da gol. La partita comincia con due vuoti importanti, quello del capitano e simbolo della vittoria al Maracanã, Obdulio Varela, e dell'attaccante Abbadie, un giocatore strategico per la squadra. Ma con l'Uruguay non si può mai sapere. Sì, io fallo Abbadie, questa partita non la perdiamo. Era il miglior giocatore che teníamos. Era un avion, non lo parava nadie. Pero una zancada tenía y driblaba con una velocidad impresionante. Y hace poco estuvo con él acá. Y yo le dije, ¿te acordás de qué partido? No, mi hombre, decía. No pudo jugar. La partita è spettacolare, a cominciare dalla storia delle due squadre. L'Ungheria, campionessa alle Olimpiadi del 52 e campionessa indiscussa da 4 anni. E l'Uruguay, vincitore dei mondiali del 50. Il match è intenso. L'Uruguay, duro da battere, rimane sotto di 2 gol, ma riesce a pareggiare a 3 minuti dal fischio finale. Nel secondo tempo dei supplementari, 2 implacabili colpi di testa di Coxis mettono fine ai sogni eroici dell'Uruguay. Schiaffino termina la sua carriera uruguaiana e comincia la sua avventura in Italia. Passa al Milan. Es una cuestión muy pareja, porque allá las exigencias en Italia eran quizás mayores que las de acá, porque aquí en cierto modo, y sin desmerecer a nadie, era Peñarol y Nacional, a pesar de que siempre había un rival que le hacía ruido a Peñarol y a Nacional, pero en Italia era mucho más difícil la situación, porque además que yo no conocía a los demás rivales. In Italia, Schiaffino trova una competizione più agguerrita rispetto all'Uruguay, ma adatta la sua intelligenza alla nuova sfida. Acá fue un gran jugador, pero en Italia deslumbró. Ya en Italia, más maduro, esa etapa de superación la fue haciendo hasta que los italianos pudieron aprovechar lo máximo de él. Nosotros no pudimos ver a ese Schiaffino que los italianos vieron. Nella sua prima stagione vince lo scudetto formando un duo imbattibile con l'italo-argentino Ricami. Llegò a un equipo, il Milan, e fu campione in 3 temporadas, 3 scudetti. Le chiamavano il regista del diavolo, è il diavolo, è il scudo del Milan, il direttore del Milan. Le professa il Milan una devoción tantos años después, jugó hasta 1960, cuasi religiosa, a través de tanto tiempo, de tanta distancia, creó una generación de jugadores como Gianni Rivera que le sustituyera, creó un estilo de jugar
armando del punto de vista táctico juego por la izquierda. Hasta entonces no había ningún jugador capaz de orientar los movimientos de su ofensiva desde el sector izquierdo. Normalmente quien jugaba en el medio era el que se encargaba de pasar. Schiaffino es el primer jugador que arma por la izquierda. Schiaffino è un giocatore intelligente, dai colpi di testa eleganti, in grado di smarcarsi con passaggi pericolosi. Non per niente lo battezzano il maestro. In alcune fasi della carriera viene accusato di freddezza, come molti dei più spettacolari calciatori della storia. Schiaffino non è un fautore del gioco duro, ma piuttosto un abile tecnico con una visione strategica del gioco. Gioca, lascia giocare e ipnotizza il pubblico con il suo talento. Se vive brillantemente. Via Teodosio 18. Non sta cerca del centro, però è un barrio prezioso. Nella stagione 57-58 arriva il secondo scudetto. I derby Inter-Milan causano deliri collettivi a San Siro. Schiaffino gioca nel Milan fino a 35 anni. Durante le sue stagioni nella squadra, il Milan vince 3 campionati, una Coppa Italia e un secondo posto ai campionati europei. Lui segna 48 gol in 149 partite e lascia un ricordo meraviglioso di sé. En Uruguay existen dos grandes clubes, nada más. Los demás son pequeños clubes de barrio, pero tan poderosos y tan desproporcionados que con el Milan, un enorme club, son los únicos tres clubes del mundo que han ganado 3 veces la Copa Intercontinental. Poiché la presenza degli svedesi Nordahl e Lidholm gli impedisce di occupare il posto di straniero, Schiaffino approfitta della condizione di figlio di emigrati per ottenere la doppia nazionalità. I suoi agganci nel Milan e la scappatoia legale gli permettono di ottenere un posto nella nazionale italiana. Solicita al tecnico della selezione italiana entonces viajar con su esposa e non pone nessun inconveniente. Le parecía absolutamente normal, pues era una especie de sacerdote, de asceta del fútbol. Fue un revolucionario también en eso. A 33 anni ancora il calcio nel sangue, ma il momento della fine si avvicina. Veo que los años pasan rápido y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que los años empiezan a pesar después cuando avanza, a pesar que uno se cuida, y me parece que es así la vida. ¿Qué va a ser? Jugó esos años en el Milan, contribuyó a su grandeza de manera decidida y en 1960 pasa a la Roma, ya quería venir de regreso a Montevideo, no tenía los bríos entonces, y Alfredo Foni, que fuera director técnico de la selección italiana, le dijo a jugar a la Roma, que él dirigía porque decía que nunca había visto un jugador como Schiaffino. Estuvo 2 años jugando y en el 62 regresó para no jugar nunca más al fútbol. Terminé. No me interesaba ya más jugar yo fútbol. Me gustaba ir a ver jugar al fútbol. Y aquel que juega bien, para mí, me encanta. Sea de Peñarol, sea de Nacional, sea... A 74 anni, Schiaffino si gode un meritato riposo. Al calcio deve non solo la sicurezza economica, ma anche grandi emozioni che non scorderà mai. È rimasto un uomo generoso, semplice e amato da tutti. E questo grazie al suo modo di giocare e di vivere. Corro más valioso que yo diría de que
No sé si es por el comportamiento de la persona o... No, para mí es normal todo. Si un chiquilín pasa y me dice, adiós Pepe, qué bárbaro. No, para mí es lo mismo. ¿Por qué? Recordarse nomás y tener un acto, un centésimo de tiempo para decirle adiós o cómo le va, es suficiente. ¿Por qué? Porque soy uno más. Yo no se olvide que en un equipo de fútbol no juegan solamente uno, juegan 20 y pico de jugadores. Yo lo vi jugar. ¿A quién? Yo lo vi jugar. ¿Y cómo jugaba? A las cartas sí jugaba bien. Era un balé. No, Miguel Chafi, sí. Lo vi jugar. Pero acá volviera una foto de verlo jugar a ese hombre. Es un espectáculo. Tenemos el placer de verlo y ver con vida todavía. Es un placer ver a ese hombre. A Chafino. ¿Nunca se quiere nombrar? Por favor. Vamos a...